Molti si aspettavano il nuovo Galaxy S3, invece Samsung ha rinnovato la fascia entry level. Quello perché pare che in Italia la fascia, e soprattutto anche in Europa, la fascia entry level sia quella che sta prendendo più piede. Tanti vogliono cambiare, vogliono sostituire il loro vecchio telefono con i tasti con un nuovo smartphone, quindi con qualcosa che offre di più. Il Galaxy Mini 2 è piccolo, compatto, leggero e dedicato, come si può notare dalla cover gialla sul retro, ad un pubblico giovane che comunque non vuole rinunciare, per esempio, alla possibilità di integrarsi con i suoi amici e con i social network grazie al social hub di Samsung. Il processore è da 800 MHz, quindi le prestazioni sono decisamente buone, e lo schermo è da 3.3 pollici ALF VGA, quindi non una risoluzione elevatissima, ma per 3.3 pollici più che sufficiente. La fotocamera 3 megapixel sul retro e, altra caratteristica, una batteria ad elevata capacità che garantisce più di un giorno di autonomia e ben 3 giga di spazio, uno per le applicazioni e 2 di storage condiviso per registrare foto e video. Quindi 3 giga su un dispositivo di questo tipo e comunque entry level non si vedono molto facilmente.